Bentornati alla nostra rubrica Neocomantici di Arezzo, il neocomanticismo, aspetti di un'arte incompresa e che qualcuno vuole far comprendere, con scritte d'amore che fatte in una cinta medicea? Sì. Una cinta sembra cinta, che no. Maiale di coso del senese delle mura mi dice obra insomma ha più valore una dichiarazione d'amore scritta nella storia. Oh, che bello, dai, una bella frase. Allora, ci è voluto un po' capirla. Mi chiesero di cambiarti per il mondo, ma tu sei il mio unico amore. No, sarà mondo, che non è. Comunque bravo, è veramente bravo. Sono poeti. Peccato che invece li scrivo dove lo scrivi, non scrivono qui. Che magari l'ha scritta anche in un posto dove non legge nessuno. Perché qui si vede bene dal parcheggio, l'ho visto dal parcheggio, quindi si legge bene anche da laggiù. Sì, però adesso lo potrà mettere in più in evidenza. Scusa, lo metto qua su, lo legge nessuno. Ma qui che c'è? La cassetta delle anelle. La cassetta delle anelle. Ah sì, perché ci sono le luci lungo. Sì, 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 però sì. Purtroppo se non le ripuliscono, la metà sono spente. Poi vedi qui gli finiva la frase, è andato avanti lo stesso. E quindi, capito? Qui ci siamo, io non ci sono personalmente mai stato. C'è la mura, vedi, ci sono. Come si chiamano queste luci? Non lo so. Però purtroppo la maggior parte sono spente. Peccato perché è bello. Un bel percorso. Però vedi com'è. Vedi la vegetazione come è rinata? Sì, sì. Furono ripulite tutte, adesso è rinata la vegetazione e illumini le mura, fanno un po' schifo con questa vegetazione addosso. Questo è un posto meno, Sì, veramente, Siamo sopra il parcheggio Pietri, sì. Però al riparo. Tenuto abbastanza pulito, sì. Erba tagliata, sì. Logicamente carte non raccattate. Speriamo che siano carte basta. Perché hanno il contratto. E quindi solo per l'erba, quindi non arrivo. Insomma, questo è veramente ripagato. Te qui puoi venire a fare le tue cose tranquillamente. Ci può portare anche qualcuna se vuoi. Sì, qui, sì. Se è da dire qualcosa di particolare, di speciale, potrebbe essere anche romantico il posto. Sì, sì, sì. Beh, peccato che si imbratti i muri in questo modo, storici di Arezzo. Purtroppo è così. E più si dice e più continuano, proprio non gliene frega niente, devono imbrattare. Fermi tutti, però. Fermi tutti. Che hai trovato? Qui vedi ci sono segnali, Ma è logico che ci siano segnali. Quella è una custodia, una carta di una siringa. In un posto, l'avevo capito, insomma, infatti mi meravigliava che non si trovasse niente. In un posto così riparato ci sta. Anzi, ce n'è va di lusso che ce ne esce solo quella. Generalmente, purtroppo, quando vuoi un po' di capperi, vieni qui, li cuogli. I capperi addirittura. Ah, non conosci i capperi? Qui? Questa è una pianta di capperi. No, non le conoscono. C'è un attimo. Lì in quella. Ormai è un tour alla Piero Angela, vieni a vedere qui. Qui dove si sbucherà? Affascinante, però, no? Chi è questo? È un cunicolo che. Cunicolo. Va sotto. Va sotto le mura. Va bene, e ci dispiace che queste mura vengano imbrattate in questo modo. Che è una storia anche recente, perché non le abbiamo mai viste. Il costo è importante per mantenerle pulite, quindi di conseguenza. Il giorno che cederanno, voglio vedere dopo dove sono trovati i soldi. Lo so. Però in questa situazione in cui siamo oggi diventa veramente difficile poter arrivare dappertutto. E sai, si pensa sempre più a fare l'essenziale, tipo il parcheggio lì, che effettivamente è pericoloso. Non fanno manco quello. E qui si tende un po' a lasciare indietro. Come fai? Non ci si fa. Però se Arezzo deve diventare una città turistica, bisogna pensare anche a questo, perché purtroppo l'immagine della città è importante. E quindi di conseguenza, se poi si vuole che il passaparola che Arezzo è una città bella, bisogna tenerla come si deve. Infatti per questo tu te ne vai a Ischia e ci lasci per una settimana, Vabbè, dai, su. Arezzo la conosco ormai. Bene, quando poi Ischia, dai, devo fare le azioni, la tosse mi dà noia. Certo. Dicono tutti così. Con te ci rivedremo tra qualche giorno e buona serata. Io vado via, dopo vai via te. Ora non dobbiamo dare tutti i programmi a tutti, insomma. Vabbè, tanto torna, poi se ne riparla. Vabbè. Ciao.